come i comportamenti siano legati all'identità e viceversa. Cioè avere dei comportamenti che ci depotenziano nel tempo influenzano l'identità e quindi tolgono sicurezza, tolgono determinazione. È vero che quello che facciamo deve essere sempre separato da chi siamo. È anche vero che un comportamento prolungato nel tempo rischia di diventare chi siamo, perché ieri non equivale a oggi, ma oggi più oggi più oggi più oggi crea altro domani. Fare attenzione ai comportamenti che non ci aiutano e trasformarli in comportamenti che ci potenziano o arginare quelli che ci limitano e dare invece attenzione a quelli che ci potenziano è importante. Il fatto di sfidarci sicuramente aiuta la nostra identità e quando la nostra identità è più forte, è più determinata, è più consapevole, questo aiuta sicuramente ad avere anche comportamenti più allineati. Ci mettiamo in discussione. Come questo, magari qualche anno fa, non era qualcosa di confortevole. E perché non era confortevole? Perché invece adesso è diventata quasi un modo di appunto essere. Io concordo con te che anch'io ho meno paura delle sfide, nel senso che delle sfide, dei cambiamenti, i cambiamenti, diciamo, ti creano delle paure, perché c'è sempre qualcosa davanti a te che non sai che cosa sarà, che cosa affronterai, però mentre magari una volta, quando ero più giovane, era, non dico un salto nel vuoto, ma lo percepivo come un salto nel vuoto. Adesso lo percepisco come un salto nel vuoto col paracadute, quindi so che comunque in un modo o nell'altro atterro e non mi faccio male, perché ho un'esperienza acquisita che l'ho provato, che mi aiuta veramente a superare tante, tante situazioni diverse. Quindi non so per quale motivo c'è sempre questo desiderio di cambiamento, forse cerca, forse è insito nell'uomo il fatto di cercare sempre qualcosa, che sia il viaggio, che sia un miglioramento lavorativo, che sia... Ecco, questo non lo noto, ad esempio, tanto nelle amicizie, nel senso che sono molto appagata dalle mie amicizie, le ritengo costruite nell'arco della mia vita, quindi le ritengo parte molto importante di me. E quindi non ho questa invece ricerca di devo conoscere, devo andare, devo incontrare, no, perché quello che ho mi soddisfa molto. Non è proprio così comune il mettersi in discussione dopo una determinata età. Ed è proprio, secondo me, sintomo di un'anima che sta facendo un percorso, che quindi sta evolvendo e quando evolvi tu, deve evolvere anche la situazione intorno a te. Ci sono alcune persone che sono poco interessate a esplorare se stesse o a esplorare i propri limiti e a superare i propri limiti e quindi si trovano bene dove sono e non cercano neanche qualcosa di diverso. Secondo me parte appunto dal mettersi in discussione e quella differenza che tu hai fatto tra l'evolversi e quindi cercare una nuova sfida e invece l'amicizia. Secondo me è proprio dato dal fatto che l'amicizia è il tuo nido, è dove tu invece coltivi la tua connessione con gli altri, la tua zona, Di diciamo, conforto. dove il cuore si può aprire. E quindi ci sta avere una sfera della vita che, in cui ti metti più in gioco e un'altra dove invece ti Sto rilassi. bene, sì, mi rilasso, sì. Calza a pennello quel nostro argomento, cioè di come i nostri comportamenti
potenzianti creano la nostra identità. La domanda mi sono fatta che cos'è l'identità e quindi quello, ho fatto un passo indietro e secondo me la differenza negli anni è che alla fine a un certo punto si ha un'identità, mentre prima è un'identità un po' camuffata fra quello che sei e quello che un po' ti viene detto che devi essere. Io mi ricordo che ad esempio nei tempi dell'università ti spingevano perché sei un laureato, devi far questo, devi... La grande differenza è secondo me da più grandi ti metti in gioco nelle cose in cui vuoi metterti in gioco, cioè hai già un po' avuto l'esperienza anche di cui parlava Sonia per dire questo effettivamente mi interessa, questo sarà bellissimo per tutti gli altri, però non è nella mia essenza, non è la mia identità e quindi lo lascio perdere. Ad esempio, i nostri ruoli di vita, quindi il nostro lavoro è un ruolo o è un'identità? Perché a seconda che tu lo consideri un ruolo o un'identità, avrà un diverso impatto nella tua vita. E le tue emozioni sono anche questo un'identità o è invece un qualcosa, una strategia che tu hai creato? E che quindi, essendo una strategia, è qualcosa che esiste in quel momento, ma che non necessariamente ti rappresenta. La forza più importante per l'uomo è d'essere consistente con la propria identità. Quindi comportamenti potenzianti perché rafforzano la identità come consapevolezza di sé. E questa consapevolezza deve poi portarci a selezionare ancora di più ciò che vogliamo entri davvero nella nostra sfera e quindi diventi un io sono, e ciò che invece vogliamo che rimanga al di fuori, come magari un qualcosa che sì è importante, ma che non ci identifica, che non ci rappresenta. L'identità come le tue caratteristiche proprio più intrinseche e poi puoi decidere in una situazione o in un ruolo di portare la tua identità. Quindi anche facendo l'esempio dell'avvocato, diciamo, il ruolo è sempre lo stesso, però tu lo fai in modo diverso da una tua collega o da un tuo collega, perché comunque tu porti la tua identità che potrà essere l'empatia, un altro porterà invece l'energia in aula, non lo so. Lavoriamo in linea con la nostra identità, ovviamente quella è una cosa potenziante perché non c'è incongruenza. Tu identifichi l'identità con le tue virtù. Sì. Concordo con te. Ed è forse per questo che è una via di mezzo tra quello che c'è e quello che. Fatto che molto spesso non tra virgolette, sappiamo che la nostra identità potrebbe non essere ben capita, ben accetta, comunque, e quindi poi la mettiamo, la nascondiamo, le tappiamo un po' le ali per. Nel mio caso, ad esempio, a me piace che gli altri mi apprezzino, eccetera, quindi continuando a ricercare questa approvazione dagli altri, effettivamente mi accorgo che la mia identità ogni tanto la metto un po' da parte, accorgo che sono i momenti in cui faccio più fatica. È in cui poi inizio ad avere comportamenti non potenzianti. Altro ridere di più, ecco, si vedo che le persone sono un po' troppo seriose, manca un po' il sorriso, manca un po' la leggerezza. Questo io auguro a me e anche a chi mi sta attorno, più leggerezza. Sonia, hai appena anticipato quello che era il mio input. Bene, abbiamo visto quali comportamenti ci aiutano, quali comportamenti un pochino ci, diciamo, mettono alla prova. Allora, pensando adesso e qual è il salto della nostra identità o il prossimo passo di identità, visto che siamo continuamente in crescita, qual è quel passo che ti permette di costruire una identità ancora più armoniosa, consapevole, e tu hai appena condiviso qualcosa di potentissimo. L'identità è una parola molto forte, l'identità. Che cos'è l'identità?
Questo ogni tanto lo dicono quando noi ci presentiamo e di solito diciamo l'età, dove abitiamo e qual è il nostro lavoro. Ad esempio, a me una volta mi hanno detto: no, questo non è la tua. Cioè, dimmi chi sei. Ultimamente una cosa che sto facendo è dirmi io sono. E poi non cercare una parola, ma cercare una sensazione.